Ecco, io sono un bigliettaio degli autobus, lavoro in questa biglietteria, dopo 10 anni ho capito che il grosso problema dei viaggiatori è che viaggiano. Mi sono scritto le domande qua, così provate a rispondere. C'è questa signora che è venuta, mi ha detto: è questo l'autobus che devo prendere io? La signora: dipende dove va, dove va? Vado a casa mia. Ho capito, ma lei dove abita? A te che te ne importa? 7:30. Senta, per l'ospedale civile il 2, qui fuori c'è il 5, va bene lo stesso? Sì, poi devi prendere il meno 3 per tornare indietro, perché te ne sei andata. Senta, scusi, per Reggio, devo fare il biglietto, ma Reggio Emilia o Reggio Calabria? Dice: no, è uguale, tanto mi viene a prendere. Ma frega a me. Sende, scusi, questa signora è abruzzese, sapete che in Abruzzo le vocali sono A, E, E, U, finisce, cioè, parliamo un po' così. Sende, scuse, se come domani leva l'ora reale e mette l'ora solidale, io volevo sapere se domani le 8 sono sempre le 8 oppure viceversa. Viceversa, signore, viceversa. Attenzione, vado un po' di fretta perché non... tempo, è questione di tempo. Allora dice: scusi, la mattina a che ora aprite? Alle 7:30, quindi se vengo prima la biglietteria è chiusa? Attenzione, il biglietto per Sulmona quanto costa? 3 euro. Pago in euro? No, paghi in Guinea, paghi in 6/3. Chiuderei con questa. La signora venne e mi disse: lei è qui? Mi serve un biglietto, chi me lo fa? Indovina, mi serve un biglietto per l'autobus a 2 piani. E lei dove va? Al secondo piano. Ok, grazie. Fulvio, anzi, il nostro Fulvio e Faine. Fulvio e Faine. Diego, lo facciamo salire sull'autobus delle votazioni finali? C'è uno stile, c'è un modo, una pacatezza nel raccontare, e non è solo la battuta, è tutto un contesto. Trovo che tu sia molto bravo. Selvaggia, non hai mai riso tanto. No, mi diverti, ma tu, cioè, sei un ex bigliettaio, cioè se... Purtroppo sì, 10 anni di galera. Si vede da come metti la cravatta, perché solitamente hanno sempre la cravatta un po' spostata, messa male. Comunque mi è piaciuto molto, perché come diceva poi Diego, c'era quella pacatezza, quella flemma proprio, che viene, io credo, dalla rassegnazione, da quel male di vivere. Bravo. Che ti hanno regalato i passeggeri in tutti questi anni. Io la chiamo in un altro modo. Cos'è? Il male di vivere? Dilla, come la chiami? Lo sfinimento. No, sfinimento. Chiamiamolo. Paolo! Ma tu ora fai il bigliettaio o il comico? No, io adesso insegno a Marina di Carrara, in una scuola media, le SMIM, scuole medie indirizzo musicale. Insegni dopo 3 anni te ne smanna. Cosa insegni? Cosa insegni? Scusa, vabbè. Cosa insegni? Insegno... sono scuole medie indirizzo musicale, quindi batteria, percussioni, strumenti a percussione. Ma tu hai una capacità, che è un talento, di entrare subito, non in simpatia, in empatia col pubblico, creando una confidenza col pubblico, e racconti le cose come se si fosse a casa tua. E questa cosa è una cosa innata che hai, ed è divertentissima e straordinaria. Se poi uno si diverte a pensare che sono cose vere e che tu comunque le hai vissute, e questa cosa si percepisce, diventa veramente un gran pezzo. Grazie. Complimenti. Grazie. Chiara, per te? No, io Fulvio e Faine. No, mi è piaciuto moltissimo. Poi io adoro i comici che si prendono i loro tempi, che hanno quel fare, sì, un po' scocciato, un po', come dire, come detto, giustamente, come hai detto te, come se fosse tra... butta via, come deve fare il vero comico. Bravo, esatto. E quindi è esilerante, sì, il risultato è esilerante, molto più di uno che entra con la faccia che vuol fare il simpatico, appunto. Lui è simpatico. Diego, per me sì. Sì, allora, per il voto finale, della prima marcia. Paolo? Grazie. Sì, sì, un sì, 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 Selvaggio, e un sì, sono 3 sì all'unanimità. Sì. Prossima fermata, backstage!
sono contento, però da domani devo andare a fare, devo studiare per il concorso a scuola, c'ho sto macigno in testa allucinante.